E come il meglio del meglio. Bella ragazzi, sono Flame e bentornati. Siamo qui oggi, finalmente tornati con una delle serie più ripugnanti del canale. Per chi non la conoscesse, ragazzi, in questo video più o meno succedono cose del genere. Siamo appunto tornati finalmente con Squadra a Caso. E quale modo migliore per rispolverare questa serie se non utilizzando loro, i nostri rumeni? Ragazzi, so che questi sono banane. Proviamo ad arrivare a 2500 mi piace per questo epico ritorno. Ragazzi, vi spiego in due secondi perché non conoscesse questa serie e come funziona. Vi chiederete perché c'è una nutria a fare da terzino. Già, perché? Sì che non è buona. Ebbene raga, rapidamente vi presento quelli che probabilmente saranno i fenomeni di questa squadra. Tra i pali abbiamo lui, Tata Rossano, la prima tata uomo che non mi ricordo se era buono o cattivo, importa. Non buona. La difesa è un qualcosa di veramente rivoltante. Come terzino sinistro abbiamo la Pepsi rumena, che sembra una persona ma in realtà è una lattina. Abbiamo Boldra, l'uomo, insomma, vabbè raga, che di giorno è uomo, di notte non si sa. Abbiamo Coccige come CDC, Manna J come esterno sinistro, il famosissimo FaviJ rumeno, Romano Prodi come esterno destro. E ora che siamo arrivati alla parte spettacolare della squadra, come attaccante destro abbiamo lui, Stanku, l'unico che, da quello che mi ricordo, che ha prese rosso senza pressare, senza toccare un giocatore. Ribaltò, mi sembra, David Luigi e prese rosso così a caso. Una cosa spettacolare. Mentre come punta sinistra abbiamo lui, Andone, ribattezzato Marisa. Insomma, è quello che cerca di infiltrarsi nelle difese avversarie per poi non far niente, perché da quello che mi ricordo, ragazzi, era un pippone assurdo. Come allenatore abbiamo sempre lui, il nostro Gollum messicano. Raga, sembra che l'abbiano picchiato con una scopa, tipo, non lo so, mentre... Six and a half hours later. Avversario trovato, siamo contro Sefton Country con una squadra di, non lo so, arrotolatori di kebab. Tra l'altro capito che in difesa ha Bonne, quindi le probabilità di vincere aumentano. Ma soprattutto, ragazzi, io spero che la Boldra possa sedurre i suoi due attaccanti. Ho paura. La classe di Stanku, ancora lui, come un paninaro, la mette in mezzo per Andone. Dai Marisa, ma fermatelo, ma porca mignotta, rosso arbitro, quella è pedofilia. Avanza Cirices, ancora lui, Cirices, la mette in mezzo per Coccige, l'uomo sedere, sempre lui, infermabile. Coccige, prova il... Dai, ma non sai neanche calciare una palla deficiente ad un giocatore. Vai sotto Nutria, bravissimo, Cocco, sempre lui, Cocco, pericoloso. Madonna mia, raga, la Nutria potrebbe fare la differenza. Vedo qualche sprazzo di conco champagne. E lo credo bene. Controlla la Marisa, la metti in mezzo per Stanku. Dai, Stanku, vai, Marisa, prendi la palla, ma tornatela a fare i ravioli, porca mignotta. Torre J, ancora lui, per Romano Prodi. Prova il tiro da fuori, ma baffa. Burro. Fate qualcosa, infilategli un forcone su per il sede. Bravo, Conco, brava Nutria. Ma basta con sti ammutinamenti. Deficiente d'un topo di fogna, perché sempre a me devono capitare ste cose. Butta via la palla. No, no, non va bene, non va bene, non... Va bene, porca vacca, raga, Conco è da scorticare. Sta bravissimo, controlla la Marisa, ancora lui, la metti in mezzo per Stanku. È solo Stanku, muori male, vaffanculo. Prendi la palma, vaffanculo. Dai, per favore, ma sei utile come i topi nella cantina. Ma fate qualcosa, chiudetelo come un panino imbottito. No, 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 ma... Ma Tata Rossano, ma cosa fai? Ma non ti devi buttare per terra, non lo so, a raccogliere le rape. Penso di essere l'unico ad avere il portiere che si fa l'orto nell'area piccola. Conco poi, raga, è un imbecille. Il tasto pressing, raga, potevano anche evitare di darglielo, tanto, insomma, è inutile. Mi sembrava di essere stato chiaro, questa cosa di Conco dei calci d'angolo deve finire. Corri, Torre J, porca vacca anche te. Ma cos'hai, la testa squadrata? Non lo so, ma manco SpongeBob. Vai, difensori ignoranti, vai, Boldra, chi sei tu? Parlami d'amore, Mario. Raga, ma non lo so, ma la Tata gli ha dato le mani solamente per mescolare il minestrone. 33esimo minuto, 2-0. Madonna mia, raga, che partitaccia. Insomma, siamo offensivi. Purtroppo è efficace come una scatoletta di tonno di fronte a una priscatola. Ancora Stanku porta su palla. La gioca a giocare Maxim. Corri Maxim, sempre lui. Maxim, a giocare la Marisa. Marisa! Veramente, fate qualcosa, strangolatelo. Ancora Maxim, avanza, imprendibile, con le skill. Maxim, ancora lui, Maxim, sempre lui, Maxim, prova il... Raga, non c'è verso, il suo portiere c'ha più mani di un polpo. I miei giocatori hanno meno gambe dei lombrichi, insomma. Ok, raga, finito il primo tempo. Madonna mia, c'è una distruzione. 5 tiri di 3 in porta per lui, 5 tiri di 1 in porta per noi, da raga. Ma veramente, ma sono più precisi gli orbi a fissare i quadri ai momenti. Comincio a capire perché la squadra è così ignorante. Se ci fate caso, Conco è capitano. Vai Marisa, prendila.
Ma rosso! Vai cinese! Vai Pepsi cinese! Rosso! Rossissimo! Arbitro, rosso! Ma ficcatelo nel... Dai, corri Boldra, per favore, prendila! Madonna mia, raga, che gol che ha fatto! 3-0, 53esimo minuto! Raga, è finita, cioè, ci sta facendo il culo come uno new! Beh, i difensori, raga, sono stupidi! Poi se guardate Conco, non so, sembra che la palla abbia l'ebola! Per favore, Conco, chi è quello? Fai qualcosa, non... Madonna mia, brava Tata! Ma quanto sono brutti i calci d'angolo, porca vacca! Corri, Conco, nu... Ma fate qualcosa, ma perché ci muore la gente? Butta via la palla! No, no, ma basta con sti ammutinamenti! Porca vacca, bravo portiere, freddo! Brava Tata! No, cioè raga, io non lo so, ma gli hanno trapiantato il cervello di una bestia da Soma. Vai Stanku, ancora lui, il bomber Stanku, imprendibile, sempre lui. Prova il t... Ma non c'entrare il sedere del difensore. L'uomo Coccige, ancora lui, a giocare la nutria. Vai Conco, rossissimo. Vabbè Conco, c'è da dire che poi ti sta bene, eh. A giocare Romano Prodi, sempre lui, Romano, imprendibile, ancora lui. Romano, si inserisce, sempre lui, con il... Madonna mia, Romano Prodi, cosa si stava inventando, raga? Non lo so, raga, cosa sta aspettando? Che scendono le scimmie dalle piante? Bellissimo, bravo Andone. Vai Marisa, Marisa, con il pallonettone. La Marisa, 4-1, 72esimo minuto. Proprio lui, vai Marisa, vai così, sfodera i tuoi tortelli. Fatti la barba la prossima volta, insomma. Non è bello vedere uno che si chiama Marisa con 3 metri di barba. E ne va regole. Torre J, a giocare Maxim. Le skill di Maxim, bellissimo. Ancora lui, tieni palla, prendetelo per l'amor di Dio. Fate un toast con la sua vita. Niente, non c'è la fanno, raga, sono... E anche oggi, raga, questo video è stato offerto gentilmente da Telecom Cambogia. Migliore in campo, la Marisa, raga, che partitona la sua. No, non è vero, in verità è stato un deficiente. Peggiore in campo Romano Prodi, che se pensasse più al pallone che alla mortadella, insomma. 8 tiri, 3 in porta per noi, 10 tiri, 7 in porta per lui. E quando, raga, sembravamo spacciati, Telecom Cambogia viene il nostro soccorso e ci permette di poter rigiocare questi ottavi di finale. Tra l'altro, raga, era un po' che non usavo Conco, cioè mi sta proprio tornando su il sistema nervoso. E che dire, raga, io direi che questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto, dovete lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram, che la trovate in descrizione o nei commenti, come al solito. E che dire, raga, qui da Flame, da il padre eterno, che raga oggi non è stato cagato, però c'è anche lui, da Conco ignorante Nutria, che raga oggi comunque non ha giocato male. È tutto, bella lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider Big Smoke hasta su...